Il Covid-19 è un argomento che non passa in seconda linea, adesso con l'avvicinarsi dell'inverno qui bisogna sempre stare molto attenti, mantenere la massima prudenza. Il dottore Luca Scalisi, il quale ha voluto organizzare un importante convegno, soprattutto in tema di conseguenze che si possono avere. Dopo aver avuto appunto il Covid, di conseguenza dobbiamo anche capire quali terapie devono essere adeguatamente seguite. Dottore Scalisi, intanto che abbiamo accanto a lei? Buongiorno. E la ringrazio per la sua presenza ad Alcamo, la dottoressa Maura Ianni, che proviene da Roma, dall'Università Tor Vergata, appunto di Roma, e lei è la nostra psicoterapeuta, nonché altri titoli che lei stessa dirà. Bene, buongiorno anche a lei. Buongiorno. E dunque adesso passerò senz'altro la parola a lei. Vorrei prima parlare col dottore Scalisi semplicemente per una breve panoramica di questo congresso al quale avete invitato una serie di relatori qualificati. Beh, io ritengo che i relatori di questi 2 giorni sono il massimo che potevamo scegliere dei professionisti che diciamo, si occupano di ognuno per la propria branca, della specialità come il pneumologo, come l'infettivologo, i medici che effettuano le cure palliative, i riabilitatori, i fisiatri e nonché appunto come la dottoressa Maura Ianni che si occupa del lato poi psichico di questi soggetti. Quindi siamo veramente fieri e orgogliosi di aver organizzato appunto questo congresso dal titolo Management integrato e multidimensionale del paziente Covid tra passato, presente e futuro. Lei è responsabile di un noto centro medico qui ad Alcamo, avete avuto un incremento di richieste di aiuto in questo senso anche negli ultimi mesi? Beh, possiamo dire senz'altro che dal maggio 2020, epoca in cui abbiamo trattato il primo paziente Covid, o meglio post-Covid, della provincia di Trapani, da allora fino adesso abbiamo trattato circa 200 pazienti, perché ecco, il discorso del paziente guarito. Quando c'è il Covid si dice che è guarito dopo essere diventato asintomatico, e presenta un tampone negativo, ma in realtà diciamo, un paziente su 4 presenta dei postumi di questa infezione SARS-CoV-2 che noi abbiamo suddiviso in due ipotetici scenari. Uno scenario 1 in cui abbiamo inserito i pazienti che erano stati colpiti dal virus SARS-CoV-2, quindi post-Covid, e che erano stati ricoverati nelle terapie ordinarie intensive e presentavano un quadro clinico sintomatologico veramente importante. E poi uno scenario 2 in cui abbiamo inserito i soggetti che hanno subito la quarantena però al domicilio. E quindi, come dicevo, da allora abbiamo trattato circa 200 pazienti con ottimi risultati. Dottoressa, passiamo adesso la parola a lei dopo una doverosa premessa da parte di Luca Scalisi che ha appunto il ruolo di coordinatore, se così possiamo dire, di questo convegno, oltre che organizzatore. Poi per quanto riguarda l'aspetto scientifico ci sarebbe molto da dire, entrare più nei dettagli, ma in linea generale vorremmo un suo contributo culturale in questo momento anche per capire come approcciarsi di fronte ad un nemico che si presenta comunque sempre subdolo. La risposta dei vaccini, grazie ai vaccini, si sta avendo, al di là degli aspetti culturali, perché c'è sempre una fetta di popolazione che magari si rifiuta o non può vaccinarsi.
Lei cosa si sente di dire rispetto all'approccio che dobbiamo o possiamo avere di fronte ai rischi di ancora una volta essere infetti, ma anche quelle che sono, come dicevo all'inizio, le conseguenze dopo aver avuto il Covid? Allora, intanto ringrazio Luca Scalisi per avermi voluta qui. Diciamo che forse una parola potrebbe dire e rispondere alla sua domanda che è molto complessa, che è il disorientamento. La pandemia ci ha disorientato non solo da un punto di vista nazionale ma mondiale e ha messo diciamo, a rischio quelle che erano le nostre certezze. Quindi questo disorientamento ha creato paure e angosce che ognuno di noi ha elaborato nel modo migliore. Poi dobbiamo dire anche che l'informazione che c'è stata è stata un'informazione confusiva che non ha contribuito alla certezza, no? Però l'unica cosa che io mi sento di dire è che dobbiamo assolutamente riacquistare la fiducia nella scienza. Questo di oggi è un appuntamento che dimostra quanti medici, scienziati si stanno riunendo per poter condividere le esperienze, ma soprattutto che oggi tanti passi avanti sono stati fatti nella conoscenza di questa pandemia. Ecco, per quanto riguarda quelle che sono le conseguenze, appunto, perché ci sono dei pazienti che si trovano anche ad affrontare altre patologie che possono aggravarsi proprio a causa del Covid-19, hanno bisogno anche di riabilitarsi e quindi hanno bisogno di un aiuto che effettivamente può essere anche psicologico, no? Sì, diciamo che ormai si è stabilito che c'è una sindrome post-Covid, quella che è appunto il long Covid, che ha delle compromissioni non solo fisiche ma anche psicologiche. Certo, la medicina di prossimità, la rete di cura intorno alle famiglie e al paziente con long Covid è fondamentale, ma oggi anche da questo punto di vista sono stati fatti passi da gigante. Quindi secondo me la cosa più importante è avere comunque un atteggiamento di fiducia in tutto quello che è stato fatto fino a questo momento sulla ricerca, non solo, ripeto, nazionale, ma anche mondiale di questo nuovo, purtroppo di questo nuovo, di questa nuova angoscia pandemica che ci ha invaso. Bene, naturalmente speriamo tutti di affrontare queste e anche nuove situazioni, perché la vita è fatta di situazioni anche nuove da affrontare, con la giusta responsabilità, la consapevolezza, senza lasciarci prendere dal panico, no? Assolutamente, questa cosa che dice è fondamentale, anche perché diciamo, ci siamo fatti un po' le ossa in questo momento, quindi possiamo ritenerci un po' più forti di prima e quindi dobbiamo avere fiducia e coraggio. Anche il dottor Domenico Nuzzo ha qualcosa da dirci, già lo avevamo intervistato in passato proprio per quanto riguarda le ricerche che sta effettuando in tema di Covid e long Covid. Che novità ci sono? Sì, il contributo che apporto oggi al congresso è un contributo in ambito ricerca. Mi occupo infatti, come giustamente diceva, di ricerche in ambito long Covid. Siamo usciti recentemente con un altro lavoro sulla fatica nel long Covid. Infatti, i soggetti con questa patologia, questa sequela di sintomi che si alternano in periodi più o meno lunghi dopo la negativizzazione del soggetto, invalida molto il loro stile di vita, cambia molto le loro abitudini. Dalla ricerca che abbiamo recentemente effettuata, abbiamo messo il fuoco su tre aspetti fondamentali, che sono la corretta alimentazione, quindi l'apporto nutrizionale sufficiente per apportare quelli che sono minerali, sali minerali e macronutrienti nella dieta, una riabilitazione fisica costante e mirata al recupero dell'attività neuromotoria e anche un apporto psicologico che è di supporto alle due branche finora descritte. E quindi questo è stato pubblicato proprio qualche giorno fa e speriamo che dia nuova visione al long Covid. Dottore Alberto Giannini da Brescia, quindi da un territorio che è stato proprio tra i primi più investiti dalla pandemia, dobbiamo dirlo. Che cosa ci può raccontare? L'esperienza della pandemia, soprattutto nella prima fase, ha comportato nel nostro paese, come in tutti i paesi europei e poi nel resto del mondo, la domanda incalzante e durissima di quanto
come curare un numero elevatissimo di pazienti a fronte di risorse oggettivamente limitate. E questo aspetto ha posto dei quesiti non soltanto di ordine clinico ma anche di ordine etico, cioè come allocare, come distribuire risorse che erano enormemente limitate. E su questo tanto la nostra società scientifica di anestesia e rianimazione quanto le altre società scientifiche in Europa e nel mondo hanno elaborato raccomandazioni sulla scorta di quella che è stata una riflessione nell'ambito etico negli ultimi 50 anni addirittura. Quindi tema complesso, tema sfaccettato, tema di una durezza unica, però abbiamo cercato di percorrere con metodo anche questo aspetto nel corso della faticosissima pandemia. E psicologo e psicoterapeuta Alessio Cammisa di Alcamo è anche il presidente di un'associazione che si chiama APRE, e questo è l'acronimo che esattamente sono le prime lettere di che cosa? Associazione Psicologia in Rete. Allora, devo dire che sto apprezzando molto questo evento e devo dire che il Covid ha inciso e incide quotidianamente ancora oggi non solo nella nostra quotidianità, ma ha intaccato la nostra sicurezza. Ci sentiamo maggiormente fragili, soprattutto giovani e giovanissimi, ma anche gli anziani. C'è sempre più richiesta di afferire ai servizi psicologici. Per fortuna è stato fatto il bonus psicologico, anche se ancora non è stato avviato, e devo dire che ancora l'attenzione è bene che si mantenga viva rispetto a queste tematiche. Oggi è una giornata importante, ringrazio Villa Sarina e gli organizzatori per questo momento formativo multidisciplinare. Ma siamo in grado di quantificare proprio statisticamente l'impatto che questa pandemia ha avuto sui comportamenti anche di preoccupazione, di richiesta di aiuto psicologico? Ecco. Sì, a livello statistico credo che ancora sia presto per tirare le somme, però sicuramente sono aumentati i disturbi d'ansia, sono aumentati i disturbi dell'umore, è aumentato il ritiro sociale, soprattutto in quelle categorie che già avevano delle aree di fragilità, di vulnerabilità, penso ai disabili psichici, a chi già viveva disturbi d'ansia, soffriva di attacchi di panico, e quindi c'è maggiore bisogno di aiuto sicuramente. Ed è qui da Trapani il dottor Sebastiano Sanci. Lei di cosa si occupa? Tra l'altro porta avanti una importante rete. Allora, io di fatto in atto rappresento anche la nostra società scientifica di riferimento per quanto riguarda gli pneumologi ospedalieri, che si chiama appunto AIPO, l'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Sono uno pneumologo che evidentemente ha avuto a che fare in maniera pesante e importante anche con tutti quei problemi gestionali dei pazienti affetti da Covid. Di fatto questa epidemia ha, secondo me, cambiato anche in buona parte, diciamo, quello che era il ruolo istituzionale degli pneumologi, che sono stati investiti in prima persona della necessità di occuparsi in maniera prevalente di tutte quelle criticità che hanno determinato quindi l'insorgenza di fenomeni di insufficienza respiratoria. Per cui appunto grazie alle conoscenze e alle competenze degli pneumologi ospedalieri è stato possibile quindi attivare quei percorsi che hanno consentito in molti casi l'utilizzo della cosiddetta ventiloterapia non invasiva, e nei casi più estremi anche la necessità di occuparsi appunto di quelle forme più invasive di ventilazione assistita a causa dell'insufficienza respiratoria causata dal Covid. Questo convegno ci sta dando l'opportunità di confrontarci in quanto diverse figure professionali, questo approccio multidisciplinare fortemente voluto dal dottore Peralta, dal dottore Scalisi e dalla struttura che evidentemente loro gestiscono in maniera ottimale nel nostro territorio, ci sta dando un'ulteriore occasione, opportunità di confronto, e sulla base anche di quelle che sono le ultime evidenze scientifiche ci sta fornendo una serie di informazioni soprattutto per la gestione
del cosiddetto long covid e del post covid. È quanto mai necessario monitorare questi pazienti ed attivare, qualora possibile, dei percorsi di riabilitazione che sicuramente incideranno positivamente sulla qualità della vita di questi pazienti. Questo per quanto riguarda long covid, ma secondo lei, almeno dalle evidenze scientifiche che ci sono, nei prossimi mesi a che cosa potremmo andare incontro? Perché ci sono sempre dietro l'angolo, ma speriamo di no, delle varianti e soprattutto stiamo adesso vedendo le risposte che i vaccini hanno, che finora sono, dobbiamo dirlo almeno in questo territorio, piuttosto confortanti, mi permetto di dire. Beh, assolutamente sì. È chiaro che in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, i dati epidemiologici non sono confortanti, nel senso che stanno aumentando in maniera significativa i nuovi casi e stanno aumentando anche i ricoveri. Da qui la necessità di lanciare un messaggio univoco. Chi non è stato vaccinato e non ha fatto ancora la quarta dose deve, a mio parere, assolutamente vaccinarsi, e ritengo che tutte quelle condizioni di rischio di trasmissione e di diffusione del virus, mi riferisco evidentemente a tutte quelle condizioni in cui esiste promiscuità e presenza di tante persone, personalmente suggerirei l'utilizzo della mascherina. Non sottovalutiamo il ruolo che l'utilizzo regolare della mascherina ha avuto e avrà nella riduzione della diffusione di questa infezione, tenendo conto che si avvicina la stagione autunnale. E per quello che abbiamo avuto modo di verificare negli ultimi 2 anni, l'epidemia influenzale è stata di fatto molto blanda e al di sotto delle aspettative, e questo sicuramente anche grazie all'uso della mascherina. Quest'autunno, quest'inverno, temiamo che ci possa essere una epidemia influenzale ben più pesante rispetto agli anni passati, per cui un invito è: vacciniamoci e utilizziamo la mascherina. E se posso aggiungerlo, anche avere sempre disinfettanti a portata di mano. Sicuramente, sì, per quello dico che possono valere mantenere le distanze e utilizzare la mascherina. Questo non significa entrare tutti nel panico, però avere le giuste precauzioni. Sicuramente, io direi che appunto molta attenzione, e dobbiamo avere fiducia nei confronti di questi strumenti che la ricerca ci ha messo a disposizione, ed in particolare i vaccini che hanno di fatto cambiato la storia naturale di questa malattia.